Buonasera mister, siamo all'antivigilia della partita di campionato contro il Vicenza. Le chiedo com'è andata la settimana di preparazione a questa importante e decisiva gara. Bene, a parte la squalifica di Rada e il non ritorno ancora in gruppo di Vitturini, il resto i ragazzi stanno bene, hanno lavorato bene, hanno preparato bene questa partita. Li vedo ancora concentrati. Li vedo ancora sul pezzo, hanno fatto una buona settimana, insomma. Lasciamo subito spazio alle domande della stampa, quello che avanci. Da cosa potrebbe dipendere allora? La variazione è quella, no? O un trequartista o due esterni alti, cosa potrebbe far propendere da una parte o propendere dall'altra la decisione? Ma il decidere se andare a prendere alti il Vicenza e quindi cercare di non farli giocare, oppure una scelta più attendistica, nel senso che far giocare il Vicenza fino alla tre quarti nostra e poi iniziare il lavoro di pressione. Giocano con tre difensori, almeno hanno sempre giocato con tre difensori, e quindi il decidere come andare a prendere questi tre difensori in costruzione, poi dopo sarà la valutazione che faremo sul come metteremo queste punte, insomma. Mister, buonasera, ben buonasera. Trovato. Buonasera. Spesso all'interno dello spogliatoio si fissano degli obiettivi che non vengono esternati, quindi non ti voglio chiedere eventualmente che cosa, ma avete parlato dopo aver raggiunto la salvezza matematica di un qualcosa che vi piacerebbe fare da adesso a fine stagione, o andate avanti partita per partita senza pensarci troppo? No, è già 7-8 partite che io dico quello che voglio fare ai ragazzi. I ragazzi, io non ho sentito parlare una volta questa settimana di salvezza. Non mi ricordo un ragazzo che abbia parlato dell'aver raggiunto l'obiettivo. È logico che se andavi a giocare questa partita con 6 punti in meno era diverso, però non ho sentito e non ho avuto la sensazione di appagamento, per quello prima che ho detto che hanno fatto una buona settimana, perché mi sembrano ancora concentrati e, ripeto, non ho sentito qualcuno parlare di salvezza, sono molto concentrati sull'obiettivo che in questo momento è quello dei playoff. Abbiamo la consapevolezza, e i ragazzi hanno la consapevolezza, di andarsi a giocare questa partita non ad armi pari, perché loro nei singoli hanno giocatori che in qualsiasi momento possono risolvere la partita, perché te Vicenza lo puoi imbrigliare, ma poi dopo magari c'è una punizione, Ronaldo la mette all'incrocio dei pali e ci puoi far poco, oppure hanno fatto tantissimi gol su palle native e su calcio d'angolo, quindi magari li puoi imbrigliare tatticamente, ma poi dopo veramente devi stare concentrato su tutto. E ho avuto la sensazione che i ragazzi abbiano la volontà di andarsi a giocare questa partita in maniera giusta. Ti chiedo allora, che significato ha questa partita per te, che comunque sei stato sulla panchina, hai vissuto un periodo penso piuttosto intenso, insomma, se c'è qualcosa in più, e anche il fatto poi questa partita, oltre all'obiettivo dei playoff, potrebbe anche scrivere una piccola pagina di storia, perché il Trento non ha mai vinto nella sua storia al Menti, quindi al massimo ha fatto 2 pareggi in 11 partite, quindi insomma. Beh, i ragazzi si sono guadagnati, noi ci siamo guadagnati la possibilità di giocarci una grande partita davanti a un grandissimo pubblico, perché il Vicenza ha un grandissimo pubblico, in uno stadio che è un tappeto, sembra un campo da golf, in un campo bellissimo, in un clima fantastico, e si sono guadagnati la possibilità di giocarsi questa partita un po' più spensierati, e quindi hanno già fatto qualcosa di importante. Mi sembra che è stato battuto il record dei punti del Trento in Lega Pro, ora ci manca quello di raggiungere l'obiettivo dei playoff, che è un altro traguardo storico, ma come può essere un traguardo storico quello di battere il Vicenza a casa loro? Ma sono sicuro che ci proveremo, sono sicuro che la squadra ci proverà a affrontare questa partita. Per quanto riguarda emozioni singole, il mio trascorso a Vicenza è stato, lo dividerei in due parti, la parentesi in Serie B dove abbiamo sfiorato un miracolo, che è quello di, su 6 partite, comprese quelle dei play-out, di vincerne 4. Nessuno mi leverà mai dalla testa la partita con Lecce,
dove Ranocchia fa gol negli ultimi minuti e noi vinciamo con Lecce, che era venuto a Vicenza per festeggiare la promozione con non so quanti tifosi, e nessuno mi leverà mai dagli occhi quella partita. Quella partita è stata qualcosa di incredibile, ma come è stato vincere Alessandria e far retrocedere Alessandria, come è stato quella di vincere a Como, di vincere la prima partita dei play-out contro l'Isoli e il Cosenza. E siamo veramente andati vicino ad un miracolo, una squadra che era completamente spacciata, abbiamo rischiato di salvarci. E l'anno dopo, beh, le aspettative erano molto alte. Ho la convinzione che per costruire una vittoria di un campionato ci voglia tanto tempo, ci vuole tempo, dedizione, lavoro, e io ho lasciato quella squadra lì quarta in classifica, sono stato esonerato dopo una sconfitta in casa, quarta in classifica, ed è una squadra che poi è arrivata ottava. È vero che ha vinto una Coppa Italia, ma due turni di Coppa Italia l'avevamo passati noi. Quindi, nonostante tutto, io reputo la parentesi di Vicenza per la mia carriera un'ottima esperienza, soprattutto insomma quella di Serie B. E sì, ricordo anche le due partite di finale di play-out, ma parlando un secondo dei singoli, è evidente che c'è un giocatore che ha segnato e che quindi dal punto di vista psicologico sarà ancora più in forma rispetto a una settimana fa. Ti chiedo se ci sono possibilità di vedere Pasquato dal primo minuto, e poi che una similitudine che c'è tra Trento e Vicenza è che anche il Vicenza, da quando ha cambiato allenatore in panchina, fondamentalmente ha cambiato marcia. Non era difficile perché stavano andando piano piano, ma anche loro con l'arrivo di Vecchi hanno trovato una quadratura del cerchio. Sì, la differenza è che Vecchi ha potuto fare il mercato di gennaio. Mi ricordo una intervista alla fine del mercato di Vecchi dove ringrazia la società per aver fatto, tra virgolette, molte virgolette, piazza pulita dei giocatori che non riteneva importanti, e quindi ha avuto la possibilità di intervenire, e secondo me ha fatto la scelta migliore. Nel Vicenza di questi ultimi anni è passato ottimi allenatori, qualcuno emergente, qualcuno un po' meno. Mimmo Di Carlo è passato, Modesto è passato, Diana che aveva appena vinto un campionato è passato, Brocchi sono passato io, e io ho sempre pensato che le difficoltà fossero non degli allenatori ma altrove. L'intervista di Vecchi ha confermato quello che pensavo io. Detto questo, le similitudini sono il ciclo di risultati positivi. Loro sono a 14, noi siamo a 9. Sono due squadre, secondo me, in salute, tutte e due. Il Vicenza ha singoli che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. E quindi la differenza in questo momento può essere questa. È vero che un singolo a noi ci ha risolto l'ultima partita, che è Pasquato, e vengo al discorso di Pasquato, che ho provato tutta la settimana. Mi rimane da decidere se sfruttare Pasquato dall'inizio o a partita in corso, ma sicuramente è una valutazione che ho fatto per tutta la settimana. Ovviamente Pasquato, per tornare a questo, presuppone che tu poi decida di giocare con 4-3-1-2, perché penso che ruolo... Sì, però Pasquato può giocare anche leggermente defilato a sinistra, con Anastasia leggermente defilata a destra. Perché questa soluzione qui che aveva adottato Tedino non aveva in realtà funzionato nel girone, penso al girone d'andata. È logico che in non possesso palla faremo un po' più fatica, quindi devo decidere come voglio, ripeto, iniziare la partita e come voglio affrontarla nel momento in cui i tatticismi saranno un po' meno ferrei, e quindi ragionare su questo. Però, ripeto, ho provato in tutti i modi questa settimana, e Pasquato spesso ha giocato tra i titolari, vedremo.